Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu? Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne abbiano più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani, sono i tecnocrati italiani. Buonasera, ben ritrovati. Questa sera parliamo con un candidato assessore, già stato assessore del comune di Mazara del Vallo, con la sindacatura dell'onorevole Nicola Cristaldi. E lui l'ha lasciato più o meno a Nicola Cristaldi un paio di anni fa, perché a quanto pare tutti gli assessori di Cristaldi, quando non sono più assessori, si dimettono. Quindi non sembra che Cristaldi magari cambi gli assessori, ma gli assessori cambiano Cristaldi. Ora chiediamo come funziona questo meccanismo. E con noi appunto il dottor Riccardo La Rosa, che tra l'altro, per essere un mazzarese che vive a Castel Gandolfo, quindi vicino Roma, Riccardo non è un nome tipicamente siciliano, e questa cosa mi sorprende piacevolmente. E lui è il direttore di una casa di cura a Castel Gandolfo e anche amministratore, naturalmente. E quando ha fatto l'assessore è stato assessore ai servizi sociali, che era la materia che gli stava più vicino. Lui è uno psichiatra, anche criminologo, perché per essere un criminologo bisogna essere anche psichiatra. E quindi mi piacerebbe tanto parlare con lui della psichiatria e della criminologia, che diciamo che della medicina è quella che mi affascina di più, ma oggi dobbiamo parlare di politica, che insomma un po' di criminologia c'è sempre dentro la politica. Allora, dottore, salve, ben arrivato, perché so che lei è arrivato da Roma, tra l'altro come me, perché sono arrivata ieri sera, lei è arrivata oggi. Sì, sì, in questo momento. Ecco, e quindi mi racconti un po' il suo percorso politico, come mai che lei appoggiò Nicola Cristaldi, diventò assessore e poi dopo un po' decise di dimettersi? Beh, oddio, non proprio dopo un po', quasi 4 anni ho fatto l'assessore con l'onorevole Cristaldi. Tutto nacque da un progetto che abbiamo concretizzato, poi con alcuni amici qua di Mazara mi hanno chiamato, mi hanno chiesto insomma di partecipare a questo progetto nel 2008 e iniziamo questo percorso che poi alla fine ha portato a un incontro con Cristaldi e alla diciamo vittoria elettorale che ne è conseguita dopo. Abbiamo creato una lista civica di supporto e d'appoggio, abbiamo superato lo sbarramento, all'epoca prendemmo 4 consiglieri comunali, poi diventarono 2 per via della perché lei aveva una lista civica che appunto era Liberi. Era di Massimo Grillo, la lista civica di Massimo Grillo. Sì, sì, beh, la lista civica era nostra, Massimo era il rappresentante provinciale del Movimento Liberi, ma a livello locale insomma c'era molta autonomia, ma sempre con una grande partecipazione e amicizia, soprattutto con Massimo, ancora oggi. Ci sentiamo molto spesso e fu un momento esaltante, insomma, che ci ha portato appunto alla vittoria e poi ad avere questo incarico. Questo incarico è stato abbastanza importante, esaltante pure, perché insomma era un momento, era molto particolare. La delega era pure pesante, perché le politiche sociali, insomma, sappiamo che cosa faceva nelle politiche sociali, perché le politiche sociali si possono svolgere in tanti modi. Guardi, noi abbiamo fatto praticamente di tutto, dalla classica attività dei servizi sociali, che è quello che tutti conoscono, insomma, l'aiuto alle famiglie bisognose, insomma, a chi ha difficoltà economiche, ma la cosa più importante, cioè le attività più importanti poi in effetti sono altre, sono le attività in favore dei minori. Abbiamo lavorato molto sul campo dell'abuso ai minori, sui minori,
abbiamo lavorato moltissimo nella prevenzione della violenza sulle donne. Io sono stato il primo che ha creato a Mazara lo sportello antiviolenza. L'attuale sportello antiviolenza l'ho creato io proprio dal nulla, è stato un mio progetto. Abbiamo lavorato, ritornando al discorso dei minori, molto sull'affidamento familiare, quindi con tutte le famiglie che avevano necessità particolari. Per esempio, noi sappiamo che c'è sul discorso dell'affidamento e adozione, insomma, ci sono delle cose molto molto delicate che andiamo a toccare. Sapete che quando un bambino è affidato a una famiglia, non necessariamente poi viene, no, quasi, anzi, mai. Quasi mai viene adottato dalla stessa famiglia. E lì abbiamo cercato anche di interagire con i giudici del tribunale, insomma, chiedendo loro un'apertura. Il tribunale dei minori. Chiedendo un'apertura diversa rispetto a queste tematiche, che sono veramente molto delicate. E qual era l'apertura diversa? L'apertura diversa è quella di vedere se, arrivato a un certo punto, la richiesta di adozione della famiglia poteva essere veramente presa in considerazione dopo un percorso di affidamento. Naturalmente i giudici si rifanno molto alle leggi nazionali, per cui non è che possono prendere delle iniziative particolari. Però è un peccato, perché i ragazzini si affezionano alle famiglie. Certo. E quindi questo significa una serie di strappi, e questa serie di strappi, anziché favorire la vita psichica del bambino, la svantaggiano. Ecco perché prima le ho detto che ci sarebbe molto più parlare di questo argomento, perché è l'argomento a cui io tengo molto. Sì, sì. Poi sul campo dei minori veramente le tematiche sono tantissime. Per esempio, una cosa molto bella che abbiamo fatto è quella di creare a Mazara. Io purtroppo stasera magari dovrò dire molte volte che ho creato, che è una cosa che a me dispiace, però in effetti non c'era... Ma io lo sto conoscendo, quindi lei mi deve dire per forza, questo è un interrogatorio. In effetti a Mazara non si erano mai realizzate e mai viste determinate attività. Per esempio, un problema grandissimo... Ma lei da quanto tempo vive lontano a Roma? Cioè? Io sono fuori da 33-34 anni. Quindi lei però ha conosciuto un'altra realtà? No, intendo, gli ho chiesto questo per dirle, sì, certo. Il motivo per cui lei ha portato delle innovazioni è perché ha conosciuto altre realtà che erano più sviluppate, erano avanti, diciamo che si è potuto... No, non è proprio così, perché stare fuori mi ha permesso di avere un'apertura mentale diversa rispetto a una persona, quindi... che non esce, questo sì, però quelle cose che ho realizzato, per esempio, non è che sono cose copiate, sono cose che ho fatto io, perché a un certo punto bisogna anche ragionare dal punto di vista amministrativo, perché il problema qual è? Deve creare il servizio migliore al costo minore, certo. Quindi è un dramma fare l'amministratore, non è una cosa semplice. Io, come dicevo prima, gli ultimi capelli li ho perso facendo l'assessore, ma non è una battuta. Cioè, vabbè, ma lei già fa l'amministratore di un'azienda. Sì, faccio l'amministratore di un'azienda, che è completamente diverso da fare l'amministratore pubblico. Però in ogni caso è sempre colui che è abituato a dover fare i conti, sì, con le entrate e le uscite. Con le risorse economiche. E che quindi di conseguenza c'è una differenza, sa come gestire. C'è una differenza, che nella mia azienda decido io e si fa immediatamente, nel giro di 24 ore abbiamo realizzato tutto. È molto nella struttura pubblica purtroppo non è così. Nel momento in cui decide, mette in atto tutti i processi, c'è prima tutta la burocrazia eccetera, eccetera, eccetera. È una cosa incredibile. Cioè, uno verrebbe la voglia di dire basta, non ce la faccio più, è meglio tirarsi indietro. Invece, infatti stiamo tentando di pensare di sburocratizzare, però perché è l'unico modo, perché poi alla fine si possa operare in maniera concreta rispetto al territorio, sì, perché altrimenti tra la volontà e l'attuazione, c'è un mare, insomma, che sì, impedisce, poi il cittadino, non vedendo i risultati, dice allora il politico, non sapendo che invece magari il politico vuole fare, molto spesso, ma ha le mani legate in qualche modo, perché c'è tutto un iter. Ci sono dei vincoli burocratici, amministrativi, eccetera, che purtroppo limitano il tutto. Veda. Anche contraddittori spesso, che quindi devi superare, prima hai trovato un lavoro, poi devi superare quella, e ricominci da capo. Cioè, è una cosa incredibile. Purtroppo chi non è addentro a questi processi non riesce a capirli bene. E a volte, stando fuori, è facile criticare tutto, no? Critichiamo l'amministrazione, la politica, eccetera. Vabbè, è giusto, le critiche ci vogliono, perché ci consentono sempre di migliorare. Ma infatti la comunicazione è importante anche per questo, perché se tu fai, così dice, comunichi quello che stai facendo, fai arrivare gli altri a dire io lo sto facendo, non è colpa mia se ci ho messo più tempo perché devo seguire queste purtroppo norme, queste... però è pur vero che se c'è la volontà di fare le cose, comunque alla fine riescono. Sì. L'importante è perseguirle, non fermarsi al primo ostacolo. Sì. Stavo dicendo, per quanto riguarda il discorso dei minori, è un problema che hanno tutti i comuni, tutta l'amministrazione, è quello del ricovero dei minori che stanno in difficoltà o vengono tolte alle famiglie disagiate, hanno problemi particolari.
vengono, purtroppo questa è la legge, vengono tolte. Però mi spiega una cosa, visto che ci siamo. Prego. Ma perché bisogna togliere le famiglie dando 500 euro a una struttura quando le diamo alla famiglia e li facciamo rimanere, se non ci sono storture particolari? Perché se stiamo parlando di una famiglia che picchia, che violenta, che fa altro tipo di cose di questo genere, di violenze, allora sì, posso comprendere che in quel posto, anche se molto spesso non si capisce perché invece di togliere chi picchia e chi violenta viene tolto il bambino. Allora, adesso le do un'informazione che vedo che lei... No, un'informazione che lei conosce parzialmente. Non sono 500 euro che si danno alle strutture, sono 2200 euro sono ogni bambino. No, da molto tempo. Invece ancora. Quindi lei deve pensare che questi soldi che sono a carico dell'ente comune, sì, certo, sono un'enormità, perché non è che abbiamo un bambino, 10 bambine nelle strutture, nelle comunità, abbiamo anche centinaia. No, ma anche perché, scusi, chi controlla come sono gestiti? Controlla la finalità? No, questo devo dire, almeno insomma, fino a quando mi sono occupato io di queste cose. No, io in generale non sto parlando solamente di Mazzara. Come struttura, come le idea. Procedure ci sono le procedure. Cioè, sì, però il comune, il comune ha tutti gli strumenti per controllare queste comunità. Può presentarsi lì, può fare delle ispezioni, può chiedere comunque del report, del resoconto, relazione, eccetera. Comunque sì, ci sono. Però non sono le carte che devono stare in ordine. Ma questo si può fare, guardi, le dico, si può fare, perché quando un assistente sociale nostra va presso una comunità si rende conto immediatamente se il bambino è trattato bene o non è trattato bene. L'assistente sociale, che dramma. L'assistente sociale sì, può essere un dramma, può essere anche una risorsa. No, potrebbe darsi adesso che magari diciamo devono essere per forza laureate. Ma prima mi creda, insomma c'era tanta ignoranza, sì. E si facevano le cose con molta superficialità. Con molta leggerezza, purtroppo si toglievano bambine a famiglie che non andavano assolutamente tolte e si creavano dei drammi umani molto cose incredibili. Vedo che andiamo d'accordo. Molto d'accordo su questo, perché io ho fatto una battaglia grossissima. Allora, ritorno al discorso, noi quindi come comune paghiamo 2200 euro ogni bambino. Io cosa ho fatto? Ho fatto due ragionamenti. Allora, il primo è quello che ha fatto lei poco fa. Cioè, perché non diamo i soldi alla famiglia se il bambino, attenzione, solo se il bambino viene tolto per disagi economici, chiaro, no? Perché se il bambino viene tolto per altre cose, abusi, giustamente non si può fare nulla. Ma se viene tolto soltanto per quello, o se i disagi della famiglia, che poi alla fine i disagi di carattere generale, di carattere familiare, ambientale, eccetera, sono dovuti anche a un disagio economico, per cui insomma, siamo sempre lì. Allora, perché non dare i soldi alla famiglia e fare in modo che metterla bambino, nelle condizioni che il bambino poter... alla fine poi rimanga lì? E questa è una cosa che noi già avevamo cominciato a fare e ci siamo riusciti. Mi piace questo. Lei calcoli che io in bilancio nel 2009, quando sono diventato assessore, ho trovato soltanto 5.000 euro di assistenza economica straordinaria, 5.000 euro che io spendo in un mese, perché queste sono le necessità di un'azienda, di una cosa, eccetera, per esempio per quanto riguarda le spese piccole, ordinarie, e invece noi avevamo 5.000 euro all'anno per aiutare una città di 60.000 abitanti, 50.000 quello che siamo qui a Mazzara, di cui almeno il 10% della popolazione versa in gravi disagi economici. Ci ha detto, ma dove siamo? Nel giro di poco tempo l'ho portato 87.000 euro, una cosa del genere, che è una cosa enorme se lei pensa che io ne trovo 5.000 e lo porto 87.000, proprio per aiutare queste situazioni particolari. Mi scusi, io adesso corro, no? A un certo punto. No, anche non corro per via della visione dei tempi, no, corro perché nel mio carattere, a un certo punto pormi una domanda. Uno che pensava tante cose così interessanti, uno che ha pensato tante cose così interessanti, che ha realizzato poi queste cose così interessanti, perché si dimette? Ah, lei già è andata avanti. Per questo l'ho detto adesso. Guardi, a un certo punto la domanda viene spontanea. Io mi sono dimesso per un motivo semplice, chiaro, e che ho pubblicato anche, perché ho fatto una lettera ufficiale al sindaco dicendo che io non potevo continuare a fare l'assessore in un comune che non riusciva a spendere i soldi che avevamo finanziati dalla regione siciliana per i servizi sociali. E non li riusciva a spendere perché? E adesso glielo spiego. Allora, noi siamo stati il primo comune nella regione siciliana ad avere avuto finanziato il piano di zona. Il piano di zona è un finanziamento che dà la regione Sicilia per essere di supporto ai servizi sociali. È vero che molte volte si scambia purtroppo con l'unica risorsa possibile,
per quanto riguarda i servizi, perché stranamente tutta l'amministrazione, nessuno mette soldi nei servizi sociali, no? Tutti si rifanno, cioè, tanto c'è il piano di zona, per cui lo facciamo con l'assistenza la facciamo con quello, sbagliatissimo, perché i servizi dovrebbero essere comunali e fatti dal comune e controllati dal comune. Lasciamo perdere questo, c'è un finanziamento. Gestiti e controllati. Esatto, allora c'è questo finanziamento, noi riusciamo a giugno del 2010 ad avere approvato il finanziamento, 2.564.000 euro, cioè 2.500.000, che erano soldi che potevano immediatamente creare occupazione subito e soprattutto dare servizi e risposte ai cittadini. Dal 2010, le dico, a oggi, oggi che cos'è, 20 marzo 2014, così almeno insomma i nostri ascoltatori sapranno. 21. Oggi è la primavera. Ah, oggi è il primo giorno di primavera. A oggi ancora non si sono spese queste soldi, perché alcune gare non sono partite per niente, altre stanno partendo adesso, anche se su questo io aprirei una parentesi, perché è assolutamente quello che io non avrei mai fatto in vita mia, cioè far partire le gare ad ridosso delle elezioni. Perché qualcuno può anche pensare male, no? Uno può pensare male, dice, ma come mai il comune fa partire una gara da 600.000, 800.000 euro, 1 milione di euro a ridosso dell'elezione? Non è che sotto ci potrebbe essere qualcosa. No, spieghiamo come... però questo qualcosa che ci potrebbe essere. No, non ci può essere nulla. No, io sto facendo esposizione, a pensare male si fa peccato, ma ogni tanto ci si azzecca, no? Come sì, diceva sì, però dicevo questo. E no, non volevo accusare nessuno. No, ma ci mancherebbe. In questo momento non facciamo l'accusa. Però dicevo. E cosa in generale si può accadere, che magari qualcuno dice perché lei dice che potrebbe essere, perché il fatto che tu prendi questi denari e decidi di investirli, quindi dai anche dei posti di lavoro, certo, e allora certo. No, perché io lo devo dire, se no qualcuno che non lo sa dice ma qual è il problema, non lo capisco, certo. E allora questi posti di lavoro che poi sono magari pro tempore, perché finito quello finisce il progetto certo. Vabbè, di solito comunque dura un anno, due anni, tre anni, però voglio progetto, dire certo. No, quindi non è che dà garanzia di lavoro, no? Però tu magari pensi, vabbè, per tre anni mi fa vivere e allora che faccio? Magari lo voto. Questo è il pensiero, diciamo, è un pensiero retrostante. Cattivo, non è un pensiero che non vorremmo fare, è un pensiero retrostante, che è un pensiero che in genere se lo pongono anche le forze dell'ordine quando poi vanno a fare dei controlli, perché giustamente nel momento in cui c'è un dubbio di questo genere va a controllare e dice vediamo un attimo se questo risponde a questo, certo, e allora certo. Se questo risponde a questo, allora noi siamo sicuri, reato. Noi siamo sicuri che questo non succederà, ciò non è, ma io non, ciò avrei, non è detto che, non si sta, che sta accadendo, però che vuole dire, onde evitare anche questo pensiero così insomma recondito, uno dice evitiamo, non lo facciamo, se ne dobbiamo fare lo facciamo in corso di idee, anche perché è anche più logico, certo. Che uno, perché proprio a scadenza uno in fondo dice sentite, io ho fatto tutto quello che devo fare, ora sto aspettando appunto che voi mi rileggiate in modo tale che io possa continuare in quel percorso contrapreso e che voglio appunto, certo. Quindi ritornando al discorso che dicevamo prima, nel 2010 otteniamo l'approvazione del finanziamento. A marzo 2014 ancora non sono state espletate tutte le gare, sono 4 anni dall'approvazione, cioè noi potevamo spendere quei soldi 2010, 2011, 2012, 2013 io mi sarei fermato, e naturalmente nel 2014 non avrei fatto partire nulla perché siamo a ridosso delle elezioni, quindi è una questione anche di etica, di buona norma. Ma per dire, e quindi io scrissi questo in una lettera al sindaco, dissi io non posso più stare a fare l'assessore, purtroppo... Niente. No, a questo punto no, io... mi rifiuto, mi vergogno con i miei cittadini di avere questi soldi in mano e non riuscire a spenderli, e quindi a questo punto vado via. Ma non riuscivo a spenderli perché? Perché non avevo dei dirigenti capaci che erano in grado di mettere su delle gare, tutte le procedure, tutto quello che serviva, e comunque di aiutarmi e di agevolarmi in questo percorso politico amministrativo. Molto spesso perché i dirigenti purtroppo entrano in questi enti, sono entrati ai tempi, magari per raccomandazioni più che per bravura, e poi in ogni caso non sono stati mai messi nelle condizioni di imparare di più, quindi di fare dei corsi di formazione, perché noi dobbiamo formarci continuamente, la formazione non finisce mai, e quindi probabilmente anche loro si sono trovati spiazzati, perché quello che sapevo 20 anni fa andava bene 20 anni fa, oggi il mondo è cambiato, quindi se non conosco come funziona adesso non sono in grado di poter operare. Sì, in parte lei ha ragione, ma soltanto in parte, perché l'altra parte qual era? La mancanza di volontà? La mancanza di volontà, la mancanza di passione, di capacità è quello che diceva lei, e sono perfettamente d'accordo, l'80% è la mancanza di capacità. Noi abbiamo una classe dirigente, nel senso
della burocrazia, non classe dirigente generale, nel senso dei dirigenti di questo comune, che assolutamente potrebbe starsene a casa tranquillamente. Quindi non sentiremo la mancanza, guardi. Non sentiremo mai. E le dico di più. Queste persone, questi dirigenti del comune, prendono fior di stipendi. Sì, sì, lo so. Guadagnano dei soldi. Però credo che questo sia uno dei mali dell'Italia, perché mi domando, lei nella sua azienda, lei c'ha un'azienda, lei nella sua azienda, se ha un dipendente che non risponde alla qualifica per cui lo ha assunto, o quantomeno pur corrispondendo non dà profitto perché è lavativo per altri motivi, lei lo licenzia con tutti i problemi che ha sindacato, però voglio dire, però se lei riesce a dimostrare la giusta causa, mentre loro si sentono così garantiti a vita, per cui loro sono convinti di dire no, non è importante che io sappia, tanto non mi può spostare nessuno. Ecco, secondo me noi dovremmo rivedere questo. Ma guardi, questo è un problema con cui mi sono scontrato in tutti gli anni della mia, del mio impegno come assessore. Politico. Sì. E devo dire che insomma, alla fine le cose sono riuscito a farlo, ma non grazie al dirigente. Oltretutto io ho avuto... Grazie alla sua caparbietà. Alla mia caparbietà e ad alcuni impiegati che non erano dirigenti, ma... erano più volenterosi. Molto più volenterosi. Cioè io avevo uno staff di persone con cui addirittura noi il pomeriggio, quando il comune era chiuso, e loro non avevano assolutamente nessun motivo per stare lì, se non fosse altro che il rispetto che avevano nei miei confronti, quindi non prendevano straordinaria attenzione, non è che ritimbravano, sì, sì. Loro stavano lì soltanto per rispetto mio, nel senso che hanno visto che c'era una persona che le cose le faceva veramente, e allora me le sono trovate tutte, per cui quando io dicevo ragazzi dovremmo fare questa cosa, immediatamente non si preoccupa, oggi pomeriggio siamo tutti qua. Si vede che lei è una cosa in senso siciliano, ha detto ragazzi. Che mia, immediatamente erano tutte pronte e disponibili. E quindi ritornando al discorso dei dirigenti, lei lo sa che i dirigenti, a parte il loro stipendio da nabab, perché veramente è uno stipendio, hanno gli incentivi di produttività che sono vergognosi. Una produttività che non esiste. Ma che dovremmo togliere immediatamente e darle a tutti gli impiegati del comune, quelli volenterosi, quelli seri, perché ce n'è e sono la maggior parte. Poi c'è qualcuno nel tempo si è pure sfiduciato, ma si sfiduciano perché? Perché non hanno dirigenti che sono in grado di motivarli. Se tu non motivi un dipendente, ma quello che gliene frega di lavorare. Cioè, com'è che i miei lavoravano gratis? Non è che non gli interessa di lavorare. Io credo che più che altro, quando tu non sei in grado di motivare chi lavora con te, chi lavora con te, pur volendolo fare, perde l'energia. Sì, perché noi siamo le energie, no? Si spengono. Ma e quando uno si spegne, guardi, dottoressa, finita. Io mi ricordo che quando noi riuscivamo a realizzare una cosa, era patrimonio di tutti i dipendenti e di tutti i miei collaboratori, di quelli che facevano parte del mio staff. Era una cosa incredibile, cioè erano più contenti loro che io al momento, perché avevano realizzato qualcosa che avevano fatto gratis. Da gratificazione. Perché non c'è niente di più bello che la gratificazione venga gratis, la radice è quella. Ma la gratificazione non è una cosa che si abbina col denaro. E infatti, e per cui noi, allora dicevo, togliamo questo premio di incentivo di produttività e dirigente, togliamolo perché è una vergogna, e distribuiamolo a tutti i dipendenti meritevoli. Quindi cioè, spalmandolo. Ma si potrebbe, a parte che insomma sono cifre enormi. Noi potremmo risparmiare almeno 500.000 euro da questi premi di produttività. Madonna. E darli alle persone che lavorano seriamente, perché ce n'è in questo comune di gente che lavora. Oppure creare, magari dare qualche cosa a loro, poi creare un fondo, che il comune crea un fondo per istituire qualcosa di emergente nel momento in cui capita. Sì, no, ma queste perché, cose poi... Perché come l'azienda, sì, l'azienda sì, che è il fondo di emergenza, no, per qualsiasi cosa. Sì, sì, quindi... ma ci sono poi progettini particolari, cosa c'è, comunque vanno gratificati... Sulla rivalutazione del territorio e dei soggetti del territorio. Esatto, i dirigenti li rimandiamo a scuola, li rimandiamo tutti a studiare, poi gli facciamo di nuovo l'esame per poter fare il dirigente. Se vogliono lavorare, lavorano in questo... Poi, io non riesco a capire come mai, oltretutto c'è un nucleo di valutazione nel nostro comune, come mai alla fine dicono che i dirigenti nostri sono tutti bravi e ottengono il massimo punteggio? Non è vero. E mi smentiscano, cioè se volete smentitemi, querelatemi, fate quello che volete. Vabbè, come succede I nostri dirigenti sono... Nelle ASL, ASP oggi, lo stesso devi fare la valutazione, molto spesso magari al medico gli pare male. Sì, sono tutti bravi. Ed è sbagliatissimo. Sì, come quando si promuovono i ragazzi a scuola, perché comunque... Vabbè, che facciamo? Sì, esatto, mandiamole avanti. E poi ci ritroviamo... con una situazione incredibile, professionisti che non sanno manco leggere e scrivere al momento, quindi vabbè, lasciamo perdere queste cose, se no va a finire che qua come il concorso d'avvocati là che c'erano degli orbi, sì, ricordo. Va bene, allora
ci siamo compresi, quindi lei a un certo punto ha capito, qui non si può operare. No, non si poteva andare. E cioè, tra le intenzioni del fare e il risultato del poter creare, diciamo che c'erano dei blocchi che dipendevano non dalla sua volontà, ma dall'esterno, che erano insuperabili. Esatto. A tale punto che dice, nonostante che ci ho provato, nonostante, siccome sono insuperabili, inutile e perdo tempo. Ma devo, mi spendo in altre devo cose. Devo dare atto che anche il sindaco mi ha aiutato in questa cosa. Lui si è reso conto delle mie difficoltà e anche lui si è dovuto arrendere davanti poi al sistema burocratico e all'evidenza. Perché un sindaco non è che puoi chiappare una persona e buttarla in mezzo alla strada. Sarebbe meglio poterlo fare invece. Purtroppo è impossibile. Certo, non a piacimento così, perché no, beh, certo, no, perché sennò poi diventa pericoloso, no? E quindi no, per carità, nessuno vuole. Però voglio dire, potendolo dimostrare, sarebbe anche giusto poterlo fare. Senta, adesso invece lei ritorna in campo dopo questo anno e mezzo, diciamo, di sì, pausa. Circa un anno e mezzo. Ritorna in campo, decide di appoggiare la sindacatura di Pino Siracusa, potendo fare l'assessore qualora Pino Siracusa diventasse sindaco. E ma perché non si è candidato lei a sindaco? Oh, me l'hanno chiesto in tante e per molto tempo, perché lo vedevo bene. Ma guarda, per fare il sindaco ci vogliono due argomenti, diciamo, sono quelli che mi hanno fatto riflettere molto. La presenza. Il primo è la presenza. Un sindaco, dobbiamo essere seri, il sindaco deve stare qui. Sì, lo so. Infatti il sindaco più bravo della città di Marsala è stato Salvatore Lombardo, quindi, per la sua grande presenza. Lo ricordiamo benissimo. Infatti. E quindi questo è fondamentale. E io non posso per motivi familiari, aziendali, eccetera. E il secondo è che io riconosco che Pino Siracusa è veramente molto molto più bravo di me dal punto di vista della conoscenza della macchina amministrativa. Lui, ricordiamoci che è stato l'assessore al bilancio, eravamo insieme, che ha salvato il comune di Mazara del Vallo dal default, dal cosiddetto default. Perché se noi avremmo sforato il patto di stabilità e avremmo avuto delle conseguenze incredibili per quanto riguarda per esempio altri finanziamenti, eccetera, rispetto per esempio anche ad altre città che ci sono qui intorno a noi che hanno sofferto, insomma, di questo problema. Siracusa, il professor Siracusa è riuscito a salvare questo bilancio, tutti gliene danno atto, gliel'hanno riconosciuto. Lui è oltretutto ha una conoscenza ormai, insomma, ultradecennale della macchina amministrativa, è stato vice sindaco, assessore personale, conosce bene come si muove la macchina e io riconosco che lui in questo è molto più bravo di me. E quindi questi sono i due motivi. Primo, riconosco le capacità di Pino Siracusa. Secondo, non avrei potuto garantire la continuità qui. Anche perché ci sono persone che forse farebbero carte false per fare il sindaco, l'amministratore, cosa eccetera. Io ho cercato sempre di fare il contrario. No, io ho altro da fare. Tante altre cose. Tra cui la cosa più importante è mio figlio che vive con me e che gode di tutta la mia attenzione. A me, una città non vale mio figlio, purtroppo. Quanti anni ha suo figlio? C'ha 17 anni, 18 adesso a giugno, subito dopo l'elezione diventa maggiorenne. Che è bellissima questa cosa che ha detto, complimenti. Grazie. E quindi praticamente adesso lei in che modo pensa di portare un apporto fattivo a questa candidatura? Allora guardi, io nel frattempo... In che modo scende in campo? Sì, ma scendo in maniera, devo dire, abbastanza... pesante, fra virgolette, nel senso. No, pesante nel senso tutto. Beh, già io lo peso, quindi no, il mio peso, insomma. Io pesante l'ho interpretato come con tutto me stesso. Allora, guardi, noi abbiamo fatto una riflessione con Pino Siracusa su qual è il vero problema di questa città, ma non è una riflessione che l'abbiamo fatta noi perché siamo più bravi, è lo stesso pensiero che ha tutta la città, cioè la mancanza di lavoro. Già, perché è inutile che parliamo di infrastrutture, di capitale del Mediterraneo, di capitale di chissà che cosa, eccetera, quando noi qui l'unico problema che abbiamo è la mancanza di lavoro. Allora, come si fa? No, l'unico, il centrale. Il più grande, il determinante. Esatto. Ma tutto da lì parte, perché se non c'è lavoro non si muove nulla, poi si ferma tutto. Allora, come si fa a ovviare a questo problema? Allora, anche qui ci sono due possibilità. Uno è attrarre investimenti, far venire la gente a investire qua, ma devono avere diciamo motivi per cui queste persone scelgano di venire qui da noi. Si devono sentire attratti, dobbiamo essere attrattivi verso nuovi investimenti, adesso poi dirò come si può fare questo. E la seconda cosa è quella di sviluppare, incentivare un certo tipo di mentalità imprenditoriale.
E anche su questo adesso parlerò. Quindi torniamo sul primo aspetto, come attrarre investimenti. Allora, una delle cose che io di cui mi sono sempre lamentato è che ancora oggi noi non abbiamo un piano regolatore che preveda una zona artigianale o industriale. Questo che vuol dire? Vuol dire che tutte le persone che sono qui a Mazara, dotate di buona volontà e di un minimo di capacità artigiana, artigianale, industriale, eccetera, non riesce a dare tutto quello che ha come potenzialità, perché non c'è un luogo che gli permetta di farlo a costi accessibili. Un mio carissimo amico... Io farei le scuole. Le scuole di cosa? Di artigianato. Ah, ma quello è tutto, poi naturalmente sarebbe una conseguenza immediatamente. No, guarda, questo è un esempio... No, perché noi mandiamo i ragazzi a studiare cose che non servono. Cose che non servono, poi ci abbiamo noi loro qui. E invece ci abbiamo questi loro che fanno delle cose bellissime. Guarda, le dico questa cosa. C'è un mio carissimo amico qua di Mazara del Vallo che ha una fabbrica di gommoni. Beh. Ebbene, lui ha trasferito la fabbrica di gommoni a Partanna. Dice, ma che c'entra Partanna? A Partanna non c'è manco il mare. Almeno che non ce l'abbiano portato nel frattempo, perché la politica riesce a fare anche questo. Sì, insomma, cose belle non le fa. Lui è andato a Partanna, sa perché? Perché Partanna, come comune, è riuscita a realizzare una zona artigianale con i soldi della comunità europea, non con i soldi del comune, per cui il comune non gli è costato nulla. C'è il sindaco Catania, una persona molto capace, veramente in gamba. Allora, loro hanno creato questa zona artigianale e hanno messo a disposizione capannoni stupendi, io sono andato a visitarli, stupendi, chiavi in mano, l'hanno consegnato a chiunque volesse aprire un'attività. Quando le dirò il costo lei non ci crederà. Il capannone, parliamo di un capannone 700 metri quadri, 800 metri quadri, più 2000 metri quadri di terreno circostante, tutto asfaltato naturalmente a parcheggi, il capannone che risponde a tutte le norme, requisiti di sicurezza, di legge, eccetera, addirittura arredato con la cucina, con i mobili, attenzione, con i mobili, il bagno, il salottino e il bagno, perché si presuppone che un artigiano non è che stacca e se ne va a casa, no? Si ferma lì, si cucina magari due volte camino e continua a lavorare. Certo, cioè, okay. Proprio innovativo, allora, proprio moderno. Tutto moderno, una cosa incredibile, bellissima. Veramente da noi, dobbiamo guardi, andare la prossima, perché una cosa del genere. La prossima volta ci andremo insieme. Ma sì. Allora, un capannone del genere, questa fabbrica paga di affitto mensile 350 euro. Niente. 350 euro. E noi a Mazara non siamo riusciti a fare una cosa del genere per permettere a tutti i nostri artigiani, sono tanti, noi abbiamo la nautica che potrebbe dare da lavoro a un sacco di gente, abbiamo i piccoli artigiani, abbiamo falegname, abbiamo fabbri, abbiamo gente che fa, ma di tutto, quelli abbiamo che devono fare le nasse, ma lo sa il paradosso qual è? Che una persona che ha una piccola officina e che comunque ce l'ha a casa eccetera, deve combattere con i problemi dei vicini che sentono il compressore che si accende e si lamentano, quello che alza la saracinesca e disturba, cioè, che è anche normale che si lamentino, perché effettivamente la logica prevede che ci siano le aree. Sì, perché poi arrivano i camion per scaricare cose eccetera, quindi crei problemi all'interno della città, crei difficoltà dal punto di vista logistico, ma cioè, ci rendiamo conto di un'area artigianale, una cosa incredibile. E lì invece quella zona è adibita servizio, tutta urbanizzata, illuminazione, cosa eccetera, per oltretutto, ma non ci si può oltretutto dottoressa. Oltretutto. Io sapevo che Catania era un bravo sindaco, l'ho detto. Ma Partanna che non ha nemmeno l'uscita autostradale al momento, cioè noi siamo il terminale dell'autostrada d'Europa, diciamo sempre questo, no? Perché in effetti a parole. L'autostrada arriva qui a Mazara, ma lei immagini, cioè tutti gli automezzi, queste cose eccetera, vanno, confluiscono poi in una zona artigianale e non inficiano minimamente. Ma lei spiega perché non è stato fatto. Ma questo insomma. È incapacità? Oppure. No, attenzione, questa è una cosa che possiamo datare nel tempo, però noi negli ultimi anni si poteva mettere mano al piano regolatore, e quindi dico questo, così, infatti questi piani regolatori che non ci si mette mai mano, non ci si mette mai mano, perché purtroppo ci sono molti interessi nei piani regolatori, bisogna mettere tutti d'accordo, invece secondo me non è così, bisogna mettere d'accordo la città e i cittadini, che sta città che cosa vuole diventare? Una città che ha uno sviluppo serio, che sia di traino per l'economia circostante. Una volta noi eravamo il riferimento della Valle del Belice. Guarda, le dico che per esempio per la sanità, io non so, lei mi diceva che è di Roma, quindi forse queste cose le conosce poco, noi eravamo il faro della sanità della Valle del Belice, tutta la Valle del Belice faceva riferimento all'ospedale di Mazara,
Abbiamo perso pure quello, sì, ma abbiamo perso anche l'ospedale. Sì, lo so. Ma è normale che la politica non preveda di costruire. No, io sono stato il primo che ne ha parlato. No, ora mi intervistavo con un medico, perché non ne parlavo. Io l'ho sempre detto questa cosa: la politica doveva prevedere la costruzione del nuovo ospedale, per esempio incontrato a facciata dove ci sono gli spazi, e poi la chiusura del vecchio ospedale. Noi non possiamo chiudere un ospedale in una città come Mazara e affidarci soltanto a un'area di emergenza, urgenza qui. Che non è nemmeno ben servita. Ma non è ben servita, perché sta in mezzo a un contesto cittadino, le strade sono piccole, c'è difficoltà per gli automezzi, per le ambulanze. I medici non ci sono a sufficienza perché vengono lasciati in questo modo. Vedo che lei conosce perfettamente il problema. Una città del genere che d'estate raggiunge 70-80.000 presenze, che facciamo? Abbiamo un'area di emergenza, ma stiamo scherzando? Allora, costruiamo 36 milioni, 31 quant'erano, costruiamo un nuovo ospedale che costa meno costruirlo che ristrutturare quello che abbiamo. Si faceva incontrare la facciata fuori dal contesto cittadino, dopodiché appena era pronto si chiudeva quello vecchio e si inaugurava quello nuovo. Ma che facciamo? Cioè, ma ci vuole tanto a capire questo. Questo è un problema anche regionale, però la domanda è un problema regionale, ma la politica locale dov'era? Infatti è quello che mi chiedo anch'io. Questa è programmazione, questa è politica. La politica è questa, non è, la politica non è quello che i cittadini vedono quando aprono la televisione e seguono il consiglio comunale, non è quella, quella è il terminale. Quella è, a parte la Babilonia, è il terminale. La politica è questo, cioè capire la città, come si deve muovere da qui a 10 anni, questa città che deve diventare. Da qui a 10 anni si presuppone che la popolazione aumenti, diminuisca, sia stabile. Molto spesso quando i cittadini sono confusi, secondo me i cittadini, perché? A volte hanno votato persone ignoranti, lo sappiamo, lo ricordiamo, significa ignorare, cioè certo, non conoscere, certo. No, non è una parolaccia, non è un'offesa, no, ignoranti, siamo tutti ignoranti poi, però c'è cioè, chi è più che il meno e poi chi fa politica, insomma, quantomeno nelle cose amministrative non lo deve essere, perché sennò non ha senso. E allora diciamo, abbiamo votato gli ignoranti e non sono andate bene le cose. Poi uno decide di votare una persona che non è ignorante, che si presuppone che sia qualificata, eccetera, e non si fanno lo stesso, è lì che si confondono i cittadini, perché loro dicono, va bene, diteci allora noi che dovremmo fare, ci dite che non sappiamo votare, ci dite che sbagliamo, noi ci proviamo a votare pure bene, sbagliamo lo stesso. Cioè, questa non è una domanda, che nasce così, dal luogo di Pasqua. Una domanda serissima e interessantissima, perché poi alla fine pure noi a volte così tendiamo a massificare, a parte la massificazione che tutti dicono, i politici sono tutti uguali, siccome le persone non sono tutte uguali, per fortuna non sono tutte uguali, quindi non possono essere tutte uguali, però è vero abbiamo ognuno una propria unicità. È vero che nel caso delle elezioni amministrative purtroppo succede il fine mondo, ma questo è perché c'è un rapporto diretto tra i cittadini e chi dovrebbe essere eletto, che a volte ci sono persone che pensano che fare il consigliere comunale sia una professione, sia comunque uno status. Ma purtroppo è diventato un modo alternativo per poter avere un piccolo stipendio. No, guardi, questo una volta prima di questa legislatura era così, perché addirittura i consigli comunali, era una legge regionale, erano arrivati a prendere quasi uno stipendio, sì, era, si chiamava quasi stipendio. Euro. Sì, era, ci campavano una famiglia. Oggi non è più così, in effetti il consigliere comunale prende il gettone di presenza. È vero che poi ci sono le commissioni, prendono altri gettoni, sì, eccetera, sì. Ma insomma alla fine non è che parliamo di grandi cifre. Attenzione, perché l'antipolitica è imperante, insomma, deve stare attento. Sì, però per chi non c'ha proprio un lavoro. Per chi non c'ha lavoro, ma stiamo parlando dell'ordine di 300 euro. 300 euro, cioè. Oddio, no, Marsala prendono di più. Ma forse Marsala sono più bravi di noi. No, qui forse a seconda degli abitanti. Sì, sicuramente. Comunque, insomma, non parliamo di grosse cifre. Non è quello che riescono a prendere consiglio comunale dalla loro attività che gli può cambiare la vita, assolutamente. Magari sono altre cose, ma insomma, ma non quello, sicuramente non quello. Quello che ne però deriva dei benefici, lei dice, magari. Il problema vero è quello che purtroppo si chiede il voto ai parenti e agli amici, i parenti e agli amici si sentono in dovere, obbligati. Diciamo il termine giusto. Ma obbligati, sì, obbligati, però non perché costretti, ma obbligati, obbligati per affetto, per legami di amicizia, sì, per magari votano persone che poi alla fine insomma si rende conto che non riescono nemmeno a occuparsi dei problemi di casa loro. Cioè, uno quando viene a chiedere il voto gli dovrebbe dire: mi fai conoscere la tua famiglia, vediamo come conduci la tua famiglia, perché se sei un bravo padre di famiglia probabilmente io ti potrei anche dare il voto, ma se tu non riesci a centellinare le spese a casa in un momento di crisi, come fai? Hai cresciuto i figli? Sì, anche questo, cioè ci sono tante cose, la persona va guardata nella vita, ecco, bisogna dirlo, insomma, nella vita. Poi ormai siamo abituati che insomma anche i politici vengono scrutati, cose eccetera, anche se in Italia meno che all'estero quando c'è un problema di carattere personale, familiare eccetera, immediatamente il politico si tira indietro, si fa da parte
e finisce la sua attività politica. Sì, sì. Qui può fare tutto quello che vuole, tutto quello che vuole, anche cose aberranti, e sta sempre sulla cresta dell'onda, anzi forse... Infatti il problema è che noi facciamo fatica a buttarli fuori, perché poi diventa, dice vabbè d'accordo, allora così non ti posso buttare fuori, in quest'altro modo non ti posso buttare fuori, in quest'altro modo ti fai le leggi che ti ricandi, ti fai tutto, diventa complicatissimo. Immagini che adesso sulla storia delle preferenze, per esempio lì in campo nazionale... Che non ci sono ancora preferenze. Probabilmente, perché dovrà andare al Senato... Si ritornerà al listino bloccato e alla nomina dei deputati, che è una cosa vergognosa, ma comunque insomma questo per farle capire che alla fine ci scippano di mano anche gli strumenti democratici che abbiamo, che avremmo, insomma, che sarebbe giusto esercitare. Ma insomma, tante problemi. Anche se finché non diventiamo dei cittadini non ignoranti, cioè capaci di saper votare e di non votare il parente soltanto perché è parente. Beh, questo è a livello locale. E non votare soltanto un amico perché è amico, o non votare qualcuno perché gliel'ha detto il marito, come quando io faccio interviste in strada, dice non ci capisco niente, poi dica, signora, non mi faccio che domande, dico scusi, ma lei vota? E dice sì, e come fa a votare? Non ne ha facoltà. Dice no, ma me lo dice mio marito. Ecco, e quindi voglio dire, allucinante. E quindi se non impariamo che prima di votare dobbiamo conoscere chi stiamo votando, persone... gli stiamo affidando una parte importante di noi. Cioè, è come... non solo di noi. Di noi nel senso come patrimonio sì, sì, sì. Della nostra vita, del nostro essere, di quello che abbiamo intorno. E quindi è importante, voglio dire, è fondamentale. Cioè, quando tu voti qualcuno... stai dando una parte di te, che fai? È così, io non lo so, non credo che uno si butta così, e quindi non lo dovrebbe fare neanche in quelle cose. Ecco, una cosa prima che me la scordo, si era aperto il capitolo sanità, lei si ricorda che a un certo punto Mazzara entrò in un decreto del Ministero della Sanità che doveva addirittura essere chiuso l'ospedale? Sì, sì, sì. Paradossalmente un ospedale finanziato... Sì, perché dicevano Trapani e Marzale e Castelvetrano. Sì. Lei lo sa cosa successe in quell'occasione? Lo dico perché insomma... penso che ci sia nulla da nascondere. Pino Siracusa mi ha chiamato a Roma e mi ha detto, guarda, mi deve fare una cortesia. Ho avuto un colloquio con il dottor Di Giovanni, Nicola Di Giovanni, il nostro sì. cardiologo di Mazzara, e mi ha detto che c'è questo problema che è abbastanza grosso. Cioè venuto qua, Giovanni, che vogliono... dell'ospedale. Ah, questo mi fa piacere. Che vogliono chiudere l'ospedale di Mazzara, insomma c'è qualche problema. Puoi andare al Ministero della Salute... per verificare la dalla Lorenzin, che provvedo a farti avere un appuntamento, oltretutto io la conosco personalmente, Beatrice Lorenzin, siamo veramente in buoni rapporti. Siracusa, sapendo di queste cose, mi ha detto assolutamente deve intervenire. Sono andato lì a parlare con il ministro, la ministra, adesso non so più come si la ministra. Non è che mi piace tanto la ministra, detto vabbè, sì. Come? Sì. Col ministro della salute, onorevole anche Beatrice io con i termini linguistici suona male. E immediatamente ha chiamato il capo della segreteria tecnica e sono andati a verificare questa storia. Era un problema loro organizzativo e Mazzara per fortuna insomma è uscita fuori da questa cosa. Queste cose non le sa nessuno, la gente parlano tutti qua, sbraitano, fanno chissà che cosa, però noi siamo intervenuti direttamente alla fonte, cioè al Ministero della Salute, e abbiamo ottenuto questo piccolo risultato. Magari poi ci sarebbe arrivato lo stesso, perché purtroppo c'è questo problema che la sanità in Sicilia è di competenza regionale, quindi noi fino a un certo punto possiamo, anche se il sindaco ha una grande valenza, il sindaco come responsabile della sanità sì. pubblica sì, sicuramente c'ha una grande valenza, certo, ci mancherebbe, e quindi... ma noi avevamo un rapporto diretto col ministro, quindi sia d'amicizia che Pino Siracusa per quanto riguarda le sue attività di partito, e siamo stati diciamo più che fortunati in questo. Insomma. Senta, lei è un uomo di destra o di sinistra? Guardi, me lo chiedono sempre, io da quando è finita la Democrazia Cristiana non sono più né di destra né di centro-sinistra, faccio politica in questo senso che lei avrà capito. Sostiene le persone, per passione, per la mia è soltanto una passione, non riesco a identificarmi... La vita è una passione. Sì, per fortuna. Non riesco a identificarmi in nessuna corrente, ideologia, perché lei pensa che esista ancora centro, destra e sinistra? No, è una domanda di rito. Ah, perché lei mi dica se Renzi è una persona di sinistra o se gente che sta a destra... cioè, è così, purtroppo non esiste più. Da quando sono finita l'ideologia, diceva appunto la Democrazia Cristiana, per me, che era un punto di riferimento, ma da quando sono finita l'ideologia, non esiste più il mordente che prima ti portava a fare politica per passione ideologica, per cui tu vedevi tutto secondo quell'ideologia. Da una parte forse è pure meglio, perché adesso ho anche più aperture, per cui io vado molto d'accordo con amici miei che sono di sinistra, di destra o di centro. C'è una parte positiva e una parte negativa.
perché non, sì, va bene perdere ideologie, però non va bene perdere gli amori, le passioni, i sentimenti che hanno animato quelle ideologie. Certo, e sono stati veramente momenti bellissimi. Poi lì, quei momenti hanno prodotto la vera classe dirigente. Potremmo fare tutti i nomi che tutti conoscono, ma andiamo proprio a quelli storici, De Gasperi, Berlinguer, che persona, Almirante, anche lo stesso Almirante, Berlino, quando parlava lui era una sì, cosa stupenda, so. Berlinguer mi emozionava quando parlava, ma a parte loro poi i grandi nomi che ci sono stati, oggi non ci sono più queste uomini, figure. Le figure importanti non ci sono più. Ci sono queste persone che riescono... Anche Balagodi, un grande... Ma no, ma tanti, guarda, potremmo perdere tutta la sera a parlare di queste persone. Oggi non abbiamo più persone che possano dirsi statisti. Perché lo hanno fatto comunque credendo in delle cose, facendolo con quell'amore, quella passione. Ma avendo una visione, un progetto, avendo un indirizzo, una logica, tutto sì. quello che si faceva era fatto secondo una logica, in quel caso era la logica dell'ideologia. Che uno può condividere, ma può non condividere, ma quantomeno ha un senso. Però questo ci ha permesso di essere una delle più grandi potenze al mondo. La prima, quinta a suo tempo. Prima eravamo nel G8, adesso siamo nel G300, no? Una cosa del genere. E adesso l'Italia non è più considerata, mentre prima eravamo una delle più grosse, delle più grandi potenze. E adesso infatti la Germania è quella che ci domina e ci... condizioni in maniera devastante. Allora, per concludere, perché noi abbiamo parlato un po' anche in campo nazionale, ma è inevitabile, per concludere, diciamo, il motivo per che si debba votare Pino Siracusa come sindaco della città di Mazara del Vallo, lo dica in pochissime parole. Pino Siracusa è la persona preparata, competente e responsabile che io mi permetto di consigliare a tutti di votare, perché sono convinto che farà un lavoro eccezionale oltre quello che già ha fatto. Oltre quello che già ha fatto. Lui è in grado già... Lei crede nel consenso libero? Il consenso deve essere libero. Dovrebbe. Ma guai se non fosse così. Io, allora, guardi, questo glielo voglio dire. In quasi 4 anni di attività come assessore alle politiche sociali, che è un assessorato molto delicato perché ha a che fare con la gente che ha bisogno, quindi gente che col ha bisogno dovere. Vuol dire quasi gente insomma che tu potresti anche in un certo manovrare. In quasi 4 anni io non ho preso e non ho avuto e non ho mai trascritto un numero telefonico di un utente dei servizi sociali. Io il suo l'ho trascritto. Il mio sì. Io li conosco tutti personalmente se li incontro, ma non ho un numero telefonico. Non gli telefonerò mai per dire sono candidato, è candidato Pino Siracusa, mai. Questo non succederà mai. Ma già telefonare non ci sarebbe niente di male, perché per dire a una persona io sono candidato, no, sono qua se mi volete votare, lo puoi fare, senso, fare con io sto parlando di quelli che fanno cose molto più gravi. Sì, questo puoi fare con le persone libere, ma con le persone che afferiscono a un'utenza particolare, cioè con un'utenza particolare che afferisce ai servizi sociali, assolutamente questa è una cosa che non deve esistere. Sono persone che sono nel bisogno, che sono disperate, e andare a giocare sulla loro disperazione è la cosa più vergognosa che possa esistere al mondo. Non si può fare una cosa del genere, è più forte di me, mi dispiace, ma e chiunque voglia, che ne so, giocare su questi temi, su queste cose, io penso che dovrebbe essere esposto al pubblico ludibrio e sbattuto in galera immediatamente, giusto per farla. Beh, mi è piaciuta questa intervista, le faccio complimenti. Allora, noi ringraziamo il dottore Riccardo La Rosa per essere stato con noi. Vi ricordo che è candidato in pectore come assessore di Pino Siracusa, quindi chi vuole vederlo come assessore e vuole vedere Pino Siracusa come sindaco deve votare Pino Siracusa. Noi vi ringraziamo dell'ascolto, ringraziamo il dottore e a presto. Grazie a tutti, buonasera. Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere vanno giù, ormai non ne abbiamo più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani. Sono i tecnocrati italiani. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione
non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu?